Fermiamoci un po', ai baby Looney Tunes non si può dire di no. Andiamo a casa di nonnina per giocare a pallino. Poi sbagliato. Urrà! Nessuno deve essere da fittuzzi e acqua pelata. Il piccoletto di Pippi, mancate solo voi. Salve a tutti quanti, divertiamoci. Sì, i babiloni sono qui. Ecco, io direi che dopo questa la mia reputazione, che già era pari allo zero, adesso... Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale con questo nuovo Fact Time. Quindi oggi risponderò a un po' di vostre domande con enfasi non indifferente. Già la prima, ecco, ho rischiato di rovinare definitivamente, di compromettere me stesso. Però come vedete io rispondo a tutto, proprio a tutto. Anche se, cara Alessia, spiegami perché mi hai chiesto una cosa del genere, dato che è stato abbastanza umiliante. Detto ciò, prima di partire vi ricordo al volo di seguirmi su tutti i social. Hanno inserito le storie su YouTube, infatti le domande ve le ho chieste proprio lì, quindi state attenti alle storie che pubblico su YouTube. Ma state attenti anche alle storie di Instagram, e quindi seguitemi su Instagram, qui comparirà ai lati l'omino bello, cioè proprio una visione di me importante. Michelangelo mi chiede: quando hai dato il tuo primo bacio? Allora, avevo 14 anni, forse no, in realtà probabilmente 13, ok, ho l'Alzheimer. Però ero in primo superiore. Sì, purtroppo. Ma di che bacio si parla? Perché io dico bacio con la lingua. Bacio stampo probabilmente in quinta elementare. Però bacio con la lingua ero in quinto superiore. No, sì, quinto superiore anche meno. Primo superiore in campo scuola con una ragazza. Non mi ricordo come si chiamasse, forse Giada, ok. Fatto sta che mi ricordo soltanto che era di Anzio e non ci siamo più visti. RIP. Tommaso mi chiede: che musica ti piace ascoltare? Allora, ascolto praticamente tutti i generi. Chi mi segue di più, in particolar modo su Instagram, sa che il mio, diciamo, cantante preferito è Vasco. Ma più che altro è stata una cosa che mi è stata trasmessa da mio zio in particolare. Però ho il gusto musicale, nel senso, so riconoscere che musicalmente parlando, dal punto di vista tecnico, Vasco non è uno dei migliori, perché diciamo che le parla di più rispetto a cantare le sue canzoni. Però mi piace anche per quello, è diverso dagli altri. Per il resto ascolto veramente di tutto, tutti i generi. Dipende molto dai miei momenti, dai miei stati d'animo. Però è una cosa che accomuna un po' tutti. Fatemi sapere voi che tipo di musica ascoltate. Parliamo di YouTube e parliamo in particolare di carriera, perché il nostro Antonio ci chiede: qual è il miglior acquisto che hai fatto in tutte le carriere in assoluto? Questa è una domanda difficilissima, perché gli acquisti belli li abbiamo fatti. E sarebbe banale probabilmente risponderti CR7 con la Roma su FIFA 16, un giocatore straordinario, che però non ci ha dato un apporto favoloso, anche che a fine carriera, quando l'abbiamo preso, una stagione sola. E quindi io ti dico che probabilmente anche per valore affettivo non può, ma non può che essere il nostro N'Golo Kanté. A destra c'è Salah che è anche fresco, occhio a Salah che vuole mettersi in moto, si accentra Mohamed, Salah la porta, dentro per Kanté, Kanté fa tutto da solo, Kanté davanti al portiere, Kanté! Kanté! Rimonta completata! C'è largo Marez, eccolo il suggerimento per Riyad, con il movimento da parte di Vardy, gran palla per Vardy, Vardy fino in fondo, mette dentro Kanté! Kanté! Vuole anche forse la bandierina, ma anche di metterla dentro perché c'è un der. Pantovic chiude, poi palla verso Firmino che raccoglie. C'è Kanté che può sparare il destro. Kanté! È finita! Gol Kanté! Non poteva non segnare oggi. Francesco mi chiede: qual è stata la tua più grande emozione con la Roma? Mi saluti, sono Francesco e sto sempre in live con Roma Crew, anche dando un paio di messaggi. Sei un grande, non specifichiamo cosa, no, a parte gli scherzi, sei un grande, assolutamente. Seguiteci con Roma Crew, vi lascio nelle schede il link, commentiamo partite della Roma, facciamo puntate settimanali in cui parliamo di Roma, di calcio e non solo, e quindi è una cosa molto interessante. Grande Fra che ci segui, ti dico che l'emozione più grande è stata senza alcun ombra di dubbio Roma-Barcellona, perché io sono del 99 e lo scudetto del 2001 l'ho vissuto molto piccolo, oltre al fatto che, come sanno alcuni di voi, io il calcio l'ho iniziato a seguire tipo verso 8-9 anni. Di conseguenza vi dico Roma-Barcellona anche perché ho avuto l'onore, per me è un onore, di averla commentata proprio con Roma Crew. Quindi trovate sia sul mio canale che sul canale di Roma Crew l'emozionante telecronaca, anzi radio cronaca, e poi successivamente siamo pure andati a Trigoria con la squadra, insomma, bordello clamoroso, dai. Nicky Beach mi chiede: qual è il tuo telecronista preferito? Stiamo parlando molto di calcio in questa fase, giuro che poi cambiamo. Comunque,
comunque il mio telecronista preferito, e anche qui alcuni di voi lo sanno, è Riccardo Trevisani di Sky. Molti di voi sicuramente lo conosceranno, a me personalmente fa impazzire, più che altro perché riesce a trasmetterti tantissimo quando commenta le partite e ti trascina proprio, è una cosa davvero pazzesca. E infatti mi ispiro a lui molto spesso, poi non credo sia italiano, spesso mi dite anche che vi ricordo lui. Ecco, io vorrei avere uno stile mio, quindi di base, come sapete, ecco, apro e chiudo una piccola parentesi, se non lo sapete ve lo dico adesso, il mio obiettivo è diventare un telecronista, per questo sto facendo questo tipo di discorso, e ovviamente mi ispiro a lui sì, non lo copio, come mi dicono alcuni. Poi, il fatto che il mio stile ricordi il suo è completamente casuale, ma vi potrei elencare all'infinito telecronisti che ne ricordano altri. È una questione di timbro di voce, ognuno ha il suo modo, insomma. Fermo restando che poi il fatto che te ricordo lui è già un grandissimo complimento. Cambiamo totalmente argomento, parliamo di... Ecco, io non volevo essere così diretto, però comunque Matteo mi chiede: a che età la prima volta? Non rispondo a queste domande. No, in realtà non è vero, perché ho già risposto tra l'altro sul canale di alcuni ragazzi, di cui non mi ricordo il nome, ma ve li scrivo, promesso, ragazzi, scusatemi, al Romix, e a 16 anni, insomma, non vi racconto i dettagli perché mi sembra un po', insomma, poco carino, però a 16 anni. Qui però vorrei aprire una parentesi importante, perché va bene, scherziamo, ridiamo, quello che vi pare, l'ho già detto in un video con mia cugina quest'estate, non il fatto che, vabbè, io è capitato a 16 anni, ma molti di voi mi chiedono anche in privato: c'è un'età secondo te nella quale si dovrebbe perdere la virginità, si dovrebbe fare certe cose? Io vi dico, ragazzi, non createvi questo tipo di problemi, fatelo con la persona giusta al momento giusto. Sembra un discorso molto banale, ma vi posso assicurare che non lo è, perché c'è gente che si fa i complessi. Poi, voglio dire, se arrivi a 40 anni vergine qualche problema c'è, ma non credo che sia questo il caso. Anzi, al giorno d'oggi si affatica arriva a 13 anni vergine, semmai. Arriva una domanda molto interessante di Alice, con la quale andiamo anche a chiudere. Mi chiede: per te, noi fan, cosa siamo? PS, ti amo. Vabbè, questi, insomma, io ti voglio bene al massimo. Però, allora, è una domanda molto interessante e io che sono da sempre una persona trasparente, semplice, sincera, vera, non farò il leccaculo dicendo: ma siete tutta la mia vita. Però ci siamo vicini, nel senso che io sono eternamente grato a tutto quello che è il contesto di YouTube. Siamo cresciuti insieme, questo sì, quindi non posso che... Non potrei mai esservi indifferente. Mi piace viverla in maniera molto blanda, tranquilla, divertendomi e facendovi divertire, ma anche dal vivo, cioè soprattutto dal vivo. Spesso mi viene detto, soprattutto in privato, cioè la gente si sorprende di come io sia alla mano, quando, che ne so, mi fermate per strada, quando mi scrivete. Addirittura un ragazzo, vi ho pubblicato la chat recentemente su Instagram, mi ha riempito di complimenti che mi hanno fatto veramente stare bene. Addirittura mi ha dato del lei lui quando mi ha fermato. Però per me non è strano questo, cioè sarebbe strano il contrario, è giusto così. E quindi per questo poi ci rimango più male quando vedo un distaccamento, perché vi ho sempre coinvolto, sono sempre stato molto trasparente con voi e mi sono aperto spesso, non pensate male, con voi. Di conseguenza poi uno è chiaro che quando è affezionato a qualcosa, quando ci tiene, se la prende anche di più, mi sembra ovvio. Comunque, di questo e molto altro ne parleremo il 31 dicembre, ve lo dico già, nel video che, come tutti gli anni, ovviamente andrà a chiudere questi 365 giorni e quindi il mio 2018, e lì parleremo di molte cose. Comunque sia, io spero che questo fuck vi sia piaciuto, non so se è uscito lungo, corto, tuzia qua pelata. Quindi, bando alle ciance, lasciate appunto un like se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se non siete ancora, altrimenti attivate la campanellina. Io vi mando un grosso bacione, seguitemi su Instagram, never give up, ci vediamo lunedì con la carriera. Bella, ragazzi!